Segui La 7 anche su Instagram. La 7, ovunque con te. Pronto? Pronto, Paola? Sì? Io sono Marina, la presidente del comitato di quartiere di Sesto. È stato avvisato un cinghiale. Puoi venire subito? Mi manderesti per favore la posizione? Ci sono 9 cinghiali tutti nel parco pubblico. Se domani mattina li vedono, chiamano subito i vigili. Tutta Roma mi scrive, mi manda le posizioni, mi chiede aiuto. Onde evitare che arrivino le forze dell'ordine e che le possano abbattere. Hanno paura, non... rimangono stupiti, alcuni impauriti, non li vogliono lì. Però la gente vuole altro, non vuole vederli morti. Bello! L'ho trovato per strada, stavo tornando a casa, stava dietro una curva, era solo, piccolo, impaurito, veniva giù tanta acqua, mi sono fermata e l'ho recuperato. Buonissimo. Amore, è in ipotermia, è freddo. Stiamo arrivando e questa è la struttura, la sfattoria degli ultimi. Gli ultimi chi sono? Gli ultimi degli ultimi sono i cinghiali. Zero diritto alla cura, zero diritto al soccorso, zero diritto alla vita, peggio di così. Bellissimo, bello. Sembra Femminuccia. Lo facciamo immediatamente visitare da un veterinario, poi lo teniamo rigorosamente in quarantena. Spike, Pannocchia e Peperino. Sono una famigliola e si stanno baciando in quel momento, quindi sono un segno d'affetto. 160 tra maiali e cinghiali. Alcuni hanno avuto incidenti stradali. Loro sono esattamente un pezzo di cuore di ogni romano che ce l'ha segnalato. Lui è Poldo. Sì, ti voglio bene anch'io. Erano in pericolo, erano esattamente adesso quello che sta succedendo per l'orso. In pericolo di vita. È stata fatta un'ordinanza d'abbattimento in virtù di un'altra situazione, cioè della peste suina africana. Però grazie a Dio poi il TAR ha fatto una pagina di storia. Ha sospeso l'ordinanza in attesa di una sentenza che per noi è arrivata favorevole. E ci auguriamo tutti che sia così anche per l'orso. Che gli si possa concedere la grazia.